Buongiorno a tutti, ringrazio il Comitato Scientifico per avermi invitato, anche perché fa sempre piacere parlare delle persone che vengono ascoltate volontariamente, che non vengono qui obbligate ad ascoltare, e soprattutto persone che queste cose le vivono perché frequentano la montagna. Allora, quando alcuni mesi fa la dottoressa Sitti mi ha chiamato, mi ha detto vieni a parlare sulle frane in montagna, ho cercato di glissare. Per un motivo molto semplice, perché sono degli eventi che avvengono, non si sa ancora perfettamente come il riscaldamento climatico, che evidentemente è la causa di questi meccanismi, influisca esattamente. Si dice tanto sempre, c'è un crollo in montagna, il permafrost che degrada, bisogna vedere in che modalità questo crollo è avvenuto. Ho detto, vengo a parlare su un'altra cosa, ma parliamo sulle frane. Allora, vi porto un po' di esempi e cerchiamo di vedere un po' perché ci sia questo fenomeno che ormai tutti vediamo, ci viene raccontato solamente là dove il fenomeno avviene, in zone che sono importanti turisticamente, però di fatto la montagna è profondamente coinvolta da questo tipo di dissesti. Allora, che avvengano delle frane in montagna è giusto che sia così, devono avvenire, perché? Perché è un ambiente molto instabile, nel quale c'è sempre una forte energia di rilievo, ci sono dei monoliti di roccia instabili per la loro stessa struttura, fessurazione, fratturazione, eccetera, e la forza di gravità fondamentalmente, aiutata anche da altri fattori, fa crollare pezzi di montagna. Ci sono cronache antiche, ci sono documentazioni varie, e poi leggendo con occhio geomorfologico quello che il paesaggio ci dice, ci racconta che frane in montagna sono sempre state, anche abbastanza recentemente, frane storiche. Qui vedete questa colata di detriti, questa spalmata di detriti in mezzo a una valle, la trovate se fate il percorso della forcella piccola sopra San Vito di Cadore per andare giù alla foresta di Somadida, è una vecchia frana caduta su un ghiacciaietto molto sottile che è rimasta in mezzo alla valle. E poi frane antiche ce ne sono tante, perché? Perché, scusate, frane ce ne sono tante e normalmente il meccanismo che interessa a questo fenomeno è legato, si dice, al degrado della criosfera. Allora, quando noi andiamo ad analizzare le cause di una frana, andiamo a vedere le cause predisponenti, le cause preparatorie e poi qual è l'elemento che innesca il fenomeno. E considerato che questi fenomeni, a parte i meccanismi che dico sono ancora abbastanza poco conosciuti, avvengono con frequenza elevata, in particolari momenti della giornata, con l'incremento in questi ultimi anni, vuol dire che evidentemente l'elemento che viene coinvolto è il ghiaccio. Il ghiaccio, quale ghiaccio? Quel ghiaccio che fa parte del grande mondo di cui anche prima è stata accennata la presenza, che è la criosfera. Allora io qui ho preso uno dei classici disegni che proponiamo ai nostri studenti che sono sui grandi libri di glaciologia, in cui si vede tutta la criosfera come è distribuita dalle calotte della Groenlandia e dell'Antartide, il ghiaccio marino, il terreno gelato e via dicendo. La parte di ghiaccio che interessa e che noi dobbiamo prendere in considerazione per spiegare i nostri movimenti franosi è legata fondamentalmente al terreno gelato che c'è in alta quota e anche al ruolo che hanno i ghiacciai degli stress che possono dare alle pareti ritirandosi, abbassandosi di spessore. E qui sotto vediamo che i tempi in cui questi meccanismi si possono sviluppare sono dei tempi che variano da pochi mesi fino a centinaia di anni. Voglio ricordare che frane legate a elementi e variazioni climatiche sono state anche così ricordate nel tempo. Io qui vi proietto l'immagine dei lavini di Marco nella Valle dell'Adige e la grande frana delle Marocche di Droghe c'è a monte di Riva del Garda, per ricordare che già Dante Alighieri, fra le ipotesi di queste grandi frane, aveva detto per sostegno manco. Cosa vuol dire? Mancato il ghiacciaio, la frana è arrivata giù, è caduta giù. Quindi possiamo in certo qual senso dire che è una causa climatica che ha innescato questo fenomeno. I recenti studi che permettono di datare con datazioni assolute queste frane hanno però moltissimo ringiovanito questi fenomeni e quindi non possiamo più dire che siano cause di deglaciazione. Però se noi andiamo a vedere adesso ciò che succede nei punti in cui i ghiacciai fino a pochi anni fa erano a ridosso delle pareti, vediamo che grandi porzioni di roccia vengono abbandonate, vengono denudate.
il ghiaccio appoggiandoci soprattutto nelle confluenze crea uno stress su queste pareti e quindi quando il ghiaccio si abbassa è facile che alcuni di questi punti possano crollare, proprio perché la stessa struttura della roccia crea delle debolezze. Qui sotto vi propongo una sezione che vi fa vedere l'abbassamento di spessore di un ghiacciaio molto noto, Spazer & Zeh, se qualcuno di voi ha fatto la strada, la Hochalpenstrasse per andare a Dürrglockner, una volta arrivato lo vede. Adesso il ghiacciaio è qui, per cui vedete che si sono scoperti in circa 150 anni scarsi quasi 250-300 metri di roccia e in questo caso queste pareti sono decisamente instabili. Che cosa si vede? Si vede che in corrispondenza di quella che è la linea che un occhio un po' esperto riesce a vedere del vecchio livello del ghiacciaio, porzioni di roccia cadono. In modo particolare gli strumenti di cui Claudio prima accennava, profondamente sofisticati, che ci fanno l'immagine tridimensionale, ogni punto della parete già referenziato, scattato ripetutamente negli anni, ci permette addirittura di vedere i volumi di roccia che di volta in volta vengono ad essere persi. Questa è una figura presa dallo studio dei colleghi francesi, in cui si vede che in alcune zone anche 4 metri di roccia vengono ad essere persi e cadono sul ghiacciaio. Cadono sul ghiacciaio, diventeranno prima frana su ghiaccio e poi correttamente dal punto di vista geomorfologico potremmo diventare deposito superglaciale che sarà trasportato verso la fronte. E fenomeni di questo tipo ce ne sono vari, qui vi faccio vedere alcune fotografie di crolli della griva del Gran Paradiso ripetuti nel tempo, vedete che qui si intravede una linea di separazione cromatica che era il vecchio livello del ghiacciaio, la parete che cade e che si insesta sul ghiacciaio stesso. Anche in questo caso vedete che i volumi di roccia sono notevoli. Quindi in questo caso il meccanismo di franosità, di degradazione del versante è causato dal ghiacciaio che ovviamente a fronte di variazioni climatiche perde spessore e libera porzioni di roccia. I crolli invece legati a quello che normalmente si dice quest'oggi, degrado del permafrost, sono invece molto molto frequenti. Direi che pochi ci vengono comunicati. Qui vi faccio vedere alcune fotografie recenti. Ringrazio tra parentesi il dottor Mortara di Torino che mi ha procurato gran parte di queste immagini che riguardano le Alpi occidentali. Di alcuni se ne parla, di altri molto meno. E vedete che sono volumi di roccia che coinvolgono porzioni di versante molto ampie, che creano queste caratteristiche nuvole di polvere, ma che si mobilizzano notevolmente per due motivi. Uno, perché quando cadono su ghiaccio scivolano molto velocemente. Secondariamente perché la roccia, che a noi sembra molto compatta, coerente, dura e consistente, ha all'interno un'infinità di microfratture, microseparazioni, e quando un masso colpisce il terreno si polverizza in dimensioni molto più piccole. E qui vedete gli effetti che vengono generati da Punta Paradiso, la Conia e via dicendo. I percorsi che questi meccanismi generano sono dei percorsi che molte volte vengono a toccare la parte ottimizzata, ed è per questo che molti dicono, beh, in fin dei conti sono dei crolli che avvengono in montagna, chi possono interessare? Basta semplicemente che uno di questi crolli vada a intercettare un sentiero e se in quel momento passa un solo turista è già un problema di grossa pericolosità e quindi di rischio. Qui vi faccio vedere alcune immagini del crollo dell'estate scorsa vicino al rifugio Vittorio Emanuele Gran Paradiso. Il rifugio è questo qui e vedete che i grossi massi hanno percorso dei tragitti abbastanza significativi. Qui su questa ricostruzione è indicata la zona di distacco, l'area del grosso accumulo e le aree percorse da questi massi. Anche in questo caso ho la frana del Punta Patì sempre nel gruppo del Gran Paradiso, vedete che i massi generano dei percorsi estremamente, estremamente ampi. Perché questo è importante? Intanto la cronaca normalmente riporta, sempre come faceva annotare prima Claudio, le notizie con lo scoop prevalentemente giornalistico. Ripeto, non tutti i crolli sono legati al degrado del permafrost, ma quando andiamo a vedere la struttura della parete può darsi che alcuni di questi non siano direttamente legati a questo meccanismo. Ma la cosa che interessa è legata al fatto che l'antropizzazione in montagna, in alta montagna, è decisamente diffusa. Perché? Fondamentalmente io dico, tutti gli impianti di risalita
che sono stati costruiti fondamentalmente per la pratica dello sci invernale, portano in montagna tantissima gente anche d'estate, facendo percorrere a questi personaggi delle vie di traiettorie che prima molto difficilmente venivano attraversate da un pubblico molto ampio, molto vasto. E di conseguenza vengono a percorrere degli itinerari che sono all'interno di questi fenomeni. D'altra parte, la presenza, dal punto di vista scientifico, la presenza di una forte frequentazione alta montagna ci è utile perché? Perché con le tecnologie che oggi possiamo avere, abbiamo la possibilità di avere fotografati da chi frequenta la montagna i fenomeni in tempo reale. Se voi andate a vedere in internet, digitate frana di eccetera, e vengono fuori un sacco di filmati brutti dal punto di vista fotografico, scadenti, ma significativi perché documentano l'evento in tempo reale. Quindi c'è un reciproco aiuto fra chi frequenta e la ricerca scientifica che utilizza questi fenomeni. Qui vi propongo alcune immagini che riguardano i fenomeni più caratteristici, quelli più noti. Ritorno al 2003, prima Anselmo Cagnante ci faceva vedere la frana del Cervino, una frana che ha fatto molta notizia perché dal punto di vista alpinistico, come già è stato detto, si è staccata un pezzo della via italiana al Cervino. Qui abbiamo alcune fotografie che vi fanno vedere l'evoluzione del fenomeno, ma direi che questa frana è stata quella che ha acceso la lampadina d'allarme perché sulla parete è apparso il ghiaccio e da qui è cominciata l'attenzione. Ma allora che ghiaccio è? Non è il ghiaccio che si è formato la notte prima perché la temperatura è andata sotto lo zero, è un ghiaccio che c'era prima. Sarà permafrost, non sarà permafrost, andiamo a vedere che cos'è. Purtroppo questi affioramenti di ghiaccio non sono ancora stati studiati nel dettaglio. Ho chiesto al nostro collega Walter Maggi, che è del laboratorio a Milano dove studiano le grotte di ghiaccio antartiche, se c'è qualche studio sul ghiaccio che salta fuori in parete, ma ci siamo consultati e non c'è più di tanto. Questo perché? Perché intanto risulta molto difficile andare a campionare immediatamente dopo il crollo questo affioramento, nessuna guida si azzarda a farsi calare a prendere il campione. E poi è una situazione estremamente effimera, tre giorni dopo il ghiaccio è già sparito perché è direttamente riscaldato dall'isolazione. In ogni caso qui vedete la morfologia come è cambiata, qui della capanna Carrel, questa è la zona del piastrone che si è mobilizzato, e qui a destra vedete una vecchia fotografia dello stesso punto, si vede la vecchia corda che sale lungo la via italiana del Cervino e qui vedete la situazione con la placca di ghiaccio che emerge. Fotografie che, come vedete, sono di dominio pubblico nei social. Ok, un'altra grossa frana che ha avuto abbastanza ripercussione è stata la frana della cima Thunweiser che ha interessato il sentiero che sale al rifugio Quinto Alpini. Qui vedete la nicchia, in particolare la nicchia prima e dopo dell'evento, ed è impressionante il volume di detrito che è caduto. Qui su questa ricostruzione vedete che la parte di versante che è stata interessata è vastissima, qui il sentiero attraversa il corpo di frana e questa frana che si è assestata dopo un tempo estremamente lungo ha portato anche a delle conseguenze su quella che è stata, che era la presenza dei ghiacciai in questa posizione. Questa ricostruzione vedete i due punti omologhi, la parte frontale della frana che intercetta il sentiero che sale, la parte sommitale, frana che si è appoggiata sul ghiacciaio che appunto è stato parzialmente ricoperto. Cosa è successo nel tempo? Questa copertura detritica ha portato ad una differente ablazione delle parti del ghiacciaio e dopo un certo numero di anni si è generato questo gradino che ovviamente fa vedere come, se ne parlava prima, sia estremamente interessante per quanto riguarda la perdita del volume di ghiaccio, la copertura detritica. Credo che ovviamente va a convogliare in modo diverso le eventuali acque di scorrimento superficiale, un gradino di qualche metro che poi viene raccontato secondariamente. Un'altra frana che è stata molto pubblicizzata, tra virgolette, è stata la frana di Cima Una. Come dicevo prima, vedete che sono delle frane che vengono a coinvolgere dei territori noti per motivi vari. La Val Fiscalina
tutti la conoscono perché ci va in vacanza anche l'America, perché prima la Marta Mazzotto faceva i picnic a Ferragosto, e Cima Luna nessuno sapeva dove era, e quindi questa relazione mette in evidenza appunto solo queste località. Qui vedete le diverse fasi della caduta di questa frana, versanti che poi sono stati messi sotto monitoraggio. I colleghi miei del Dipartimento di Geoscienze di Padova ne hanno fatto una lunga analisi di monitoraggio, realizzando sia misure di spostamento di parti significative, ma soprattutto facendo queste immagini laser scan tridimensionali che possono essere confrontate, come dicevo prima, con immagini successive e danno quindi la sensazione di effettivi spostamenti. La zona del Monte Rosa poi per queste cose è una palestra, sia per quanto riguarda la dinamica glaciale. Credo che il ghiacciaio del Belvedere abbia racchiuso in sé tutti i fenomeni di pericolosità che i libri di testo ci raccontano, e anche i versanti stessi del Bianco ripetutamente hanno scaricato detriti a non finire in momenti diversi. La superficie coperta da questi detriti che cadono è molto ampia, perché gran parte di questi detriti scorrono sul ghiaccio. Qui vedete le nicchie di distacco, le zone di accumulo, varie ricostruzioni dei percorsi che i detriti effettuano. Qui vedete la copertura più scura del ghiaccio sul ghiacciaio delle rocce, e vedete poi quando li riportiamo su carta che i percorsi sono significativi. Tanto per darvi l'idea della entità di questi fenomeni, qui vi faccio vedere la stufa dell'inceneritore del rifugio Zamboni, che era qui, che è stata scaraventata via solo dallo spostamento d'aria che questo crollo ha generato. E la parte più minuta che viene polverizzata come un aerosol, che è andata a rivestire tutto ciò che si opponeva allo spostamento di questa parte più minuta. Però queste frane, ripeto, non solo innescano spostamenti d'aria e spostamenti di detrito minuto, ma se li controlliamo, se li verifichiamo con delle misure di differenza, vedete che nella zona di nicchia di distacco si possono perdere anche 50-60 metri di materiale che si può accumulare nelle parti a valle intorno anche a valori di 30-35 metri. Quindi sono veramente delle situazioni significative come veicolazione di materiale. Vi ricordo che qui a poca distanza c'è il rifugio Zamboni, che come avete visto nella foto precedente è stato solo investito dalla parte più minuta del fenomeno franoso, ma che nella realtà, se il fenomeno franoso avesse potuto scorrere ulteriormente, avrebbe completamente coinvolto questa struttura. Il ghiacciaio della Brenva, Anselmo Cagnati ne ha fatto vedere prima l'esistenza, qui vi riporto alcune immagini sia della nicchia prima e poi, parte di distacco, percorso della frana di detrito che è praticamente viaggiata su un cuscinetto d'aria, tant'è vero che è riuscita a risalire notevolmente sul versante opposto. Anche qui due vittime, come è già stato detto, e anche centinaia di persone che sono state avvolte da questa nuvola in modo abbastanza imprevedibile. Poi ci sono i casi misti, qui vi faccio vedere, vi ricordo l'evento del vicino Pelmo, anche qui la grande distacco di detrito che è partito, è corso sul ghiacciaio che sta al piede del Pelmo, della Valdaccia, e poi è innescato distruggendo la parte frontale della Morena. Anche qui purtroppo due vittime, e in questo caso si comincia a discutere sul fatto è degrado del permafrost oppure è qualche altra causa. Questo perché? Perché qui siamo in corrispondenza di questa forcella, che è una importante struttura geologica ai fianchi della quale la roccia è già di per sé profondamente fessurata e fratturata. Vi ricordo che circa un decennio prima da questo stesso punto è scivolato, è sceso una colata di fango, un debris flow, causato dal fatto che qui la morena è generata e alimentata dalla roccia già di per sé molto fratturata. Può darsi che l'innesco sia stato legato a qualche spazio di temperatura, però in questi casi c'è già una profonda predisposizione della roccia nell'ambito della sua struttura vera e propria. E poi i casi in cui io metterei vari punti di domanda, anche questo un esempio visto precedentemente, il crollo di una delle cinque torri delle cinque torri. È permafrost che degrada, è riscaldamento, sono altre cause.
Allora, io qui mi ricordo che le torri sono questi giganteschi monoliti che sono appoggiati su una formazione geologica che si chiama formazione di Rabbio, che plasticizza molto facilmente. Anni prima, su questo versante, è avvenuta una grossa frana percolata che ha interessato il versante laterale. Il fatto che poi queste torri siano, questi monoliti, vicini tra di loro, però un po' in bilico, un po' storti, fa pensare che queste blocchi di roccia shiftino, scivolino lateralmente. Essendo probabilmente sviluppati sulla porzione verticale, è possibile che quando il baricentro fuoriesce, la torre possa crollare. Per cui lo slittamento sarà sì legato a una minore legante che il ferro scrofolare, però c'è anche una grossa componente dovuta alla struttura della roccia, questa roccia rossastra che vedete qui sotto, è la formazione di cui vi parlavo. Vi faccio vedere questa fotografia perché c'è un altro esempio che mi fa pensare che non sia tutta colpa del riscaldamento climatico. Ho avuto modo di girare tempo fa con Rinaldo Zardini, profondo conoscitore di queste zone, mi diceva che lui da ragazzo riusciva a passare da una torre all'altra arrampicando, oggi le torri sono più allargate, non si può passare, quindi evidentemente le torri già di per sé si spostano perché shiftano su un certo substrato. Altri casi in cui si dice c'entra il permafrost o non c'entra, questa è la notissima frana della Valpolo in Valtellina, Claudio vi può raccontare di tutto su questa frana. È un evento gigantesco, vedete questo è il versante prima del crollo, dopo del crollo la situazione è questa e nel detrito hanno trovato ingenti volumi di ghiaccio, evidentemente da qualche parte il ghiaccio c'era nella parete e questo vuol dire che probabilmente il distacco sarà stato innescato quando questo ghiaccio presente non si sa dove è arrivato al momento limite di rottura, al momento di poter legare le due cose assieme. E poi ci sono fenomeni che possono essere più minuti ma che hanno l'interesse perché ci permettono di vedere che cosa avviene nella nicchia. Allora, se noi vogliamo perseguire questa ipotesi, è il permafrost, vi ricordo che col termine permafrost intendiamo lo stato fisico della roccia, di una roccia, di un suolo che resta da due anni in su sotto gli zero gradi. È il permafrost responsabile di questi meccanismi? Cosa dobbiamo fare? Cercare di andare a vedere che cosa succede nelle nicchie, soprattutto quando abbiamo la possibilità di vedere che queste nicchie ci presentano del ghiaccio. Apro una parentesi, noi nei nostri territori alpini abbiamo a che fare con un permafrost sporadico. Cosa vuol dire? Che è messo qui là, a chiazze, random. Se andiamo nelle altre latitudini, in Svezia e Norvegia ancora più su c'è il permafrost continuo, noi lo troviamo solo nei alcuni spazi reconditi. Perché? Perché si devono verificare quelle condizioni particolari in cui le temperature permettono che questo esista. Già qui capite che è difficilissimo stabilire in una catena montuosa se c'è o se non c'è questo stato fisico. E poi un altro meccanismo che ci permette di capire perché il suo degrado mi può innescare delle frane è dato da questo meccanismo, da questo motivo. Riprendo una figura che prima Cagnati vi ha proposto, non vi intendo più di tanto con il valori, ma vi faccio vedere una cosa. Allora, queste curve indicano la temperatura che c'è andando in profondità nel suolo nei mesi invernali ed estivi. Se io prendo questa curva, vedo che la temperatura abbassandomi di profondità nel suolo diminuisce, poi a un certo punto aumenta e c'è un punto nodale in cui sia che siamo d'estate ed inverno la temperatura ha lo stesso incremento. Allora, se siamo in presenza di una zona con del permafrost continuo, come nelle altre latitudini, la zona che si trova sotto gli zero gradi è questa. E tutta questa zona quindi avrà il ghiaccio, se c'è dell'acqua, al suo interno. Se io opero un riscaldamento climatico e sposto questa curva aumentando la temperatura, vedete che si genera questa curva tratteggiata, nella quale vedo che la zona in cui il suolo è gelato diminuisce notevolmente, però resta sempre una parte di terreno gelato. Andiamo invece a vedere sulle nostre montagne cosa succede, dove c'è il permafrost discontinuo. Intanto in partenza io ho una zona molto ridotta di terreno gelato, vedete che le curve sono più spostate verso valori positivi di temperatura.
Inoltre, se io sposto di incremento di pochissimo la temperatura media, la curva mi si sposta oltre il valore di zero e sparisce completamente il permafrost all'interno della roccia. E quindi tutta la roccia ha perso quella particolare situazione di ghiaccio che in un certo quel senso potrebbe tenere assieme i detriti. Andiamo a rivedere che cosa c'è nelle pareti. Questa è una fotografia che abbiamo scattato subito dopo il crollo, piccolo crollo dell'Atemar, passando avanti con l'elicottero, però si vede molto bene che c'è del ghiaccio, che c'è del ghiaccio che va a permeare il detrito sciolto, che a sua volta contiene dei grossi blocchi. Per cui in questo caso è chiaro che se io tolgo il ghiaccio tutto il versante viene destabilizzato. Perché? Perché il ghiaccio è un legante tra i vari singoli detriti. Qui lo vedete in una situazione analoga, in un collo simile è avvenuto durante un meccanismo al sasso piatto. Ma questo ghiaccio cosa fa? Che ruolo ha nel generare questi fenomeni? Qui lo vedete per esempio una frana sempre del Gran Paradiso che si è appoggiata sul ghiacciaio, però in questo caso c'è una grossa componente strutturale. Vedete che gli strati sono predisposti per lasciarsi volare il blocco di roccia. Questo in giallo è il profilo del vecchio rilievo che è stato completamente cancellato perché la massa si è adagiata in questa posizione. Allora ricomincio ad avere due cose da considerare: la struttura, l'assetto geometrico della roccia e il ruolo che ha il ghiaccio. Come possiamo vedere se una parete ha dentro del ghiaccio? Bisogna fare dei monitoraggi termici. Cosa vuol dire? Infilare dei termometri della roccia a una certa profondità, lasciare fuori il data log che lo registra e andare a scaricarli annualmente per vedere che cosa ha registrato il nostro strumento. Però capite bene che le operazioni per fare questa installazione non sono così alla portata di mano, come si suol dire. Però l'informazione che ci darebbe questo dato sembra molto interessante. Che cosa viene fuori di un grafico di temperatura raccolto in una situazione a permafrost? Viene fuori questo andamento. Qui vi faccio vedere il grafico della temperatura del terreno paragonato in azzurro, paragonato a quella della temperatura dell'aria. E con questo istogrammino che sta qui sopra, l'altezza del manto nevoso. Cosa osservo? Che quando manca il manto nevoso, la temperatura del terreno oscilla più o meno seguendo quella dell'aria. Quando il manto nevoso mi ricopre il terreno, isola la parte esterna dalla temperatura dell'aria, che vedete continua ad oscillare, e incomincia a generare una temperatura che è quella del suolo. Se nel suolo c'è il permafrost, si raffredda, è come avesse un freezer che mi raffredda il terreno e la temperatura è costantemente sotto lo zero, meno 5. Poi abbiamo questo periodo in cui la temperatura è esattamente a 0 gradi, corrisponde alla fusione della neve, l'acqua che arriva al suolo, 0 gradi, e poi riprende. Quindi i termometri ci darebbero una bellissima informazione sulla presenza di questo oggetto. È che sistemarli, come avete visto, e soprattutto mettere nelle zone con un'estensione abbastanza ampia risulta quanto mai difficile. Cosa si fa allora? Si va a generare delle mappe nelle quali viene rappresentata l'eventuale presenza di permafrost. Questa è una carta che è stata realizzata nell'ambito di un recente progetto. Le macchie di colore vi dicono che c'è quasi in tutte le condizioni il permafrost, le macchie viola che è in particolari condizioni, il giallo che è in condizioni di temperatura molto, molto bassa. Però se andiamo a vedere, vedete che questa, anche se a piccola scala, questa carta è molto variegata. Pensate infatti quali sono le condizioni ambientali che ogni singola parete può presentare all'insolazione. E quindi anche i modelli, a cui io credo ciecamente perché i modelli funzionano molto bene, dipende però da quello che noi diamo in pasto ai modelli. Se diamo i dati giusti, li elaborano in modo corretto. Se diamo dei dati che non per nostra volontà sono abbastanza labili, il modello ha un risultato relativo. E quindi vedete che la semplice inclinazione dei raggi del sole, paradossalmente una parete rocciosa, beneficia di una incidenza dei raggi del sole più favorevole d'inverno rispetto all'estate, perché il sole è più basso. Però dobbiamo tener conto delle ore di insolazione anche, sono molto minori, delle dimensioni delle fessure, delle fratture entro le quali può entrare il ghiaccio o può essere entrato il ghiaccio.
poi dobbiamo considerare se una roccia è massiva, è stratificata, è fessurata, quindi un sacco di variabili che ci allontanano sempre di più da quello che è la verità del fenomeno, così come lo possiamo indagare. Pensate poi semplicemente al colore della roccia, andiamo in Dolomiti dove c'è l'eteropia di Faces, rocce vulcaniche vicino alle Dolomie e ai Carbonati, bianco e nero, un riscaldamento decisamente diverso fra i due soggetti. Allora, vediamo cosa può fare questo ghiaccio. Ho fatto un disegno molto semplice, se leggiamo sui giornali dicono che il ghiaccio fa da collante, ci sono da fare molte precisazioni. Non immaginiamo che il collante sia come il nostro Vinavil messo vicino a due pezzi di roccia affiancati. Si incominciano adesso a vedere dei lavori di personaggi che stanno studiando la fisica del ghiaccio e sembra che poco prima degli 0 gradi il ghiaccio perda la consistenza interna, però sono situazioni ancora molto molto dubbie. Noi intanto dobbiamo considerare che quando una parete rocciosa è a contatto a un altro blocco di roccia, la superficie che li tocca non è un bellissimo piano liscio come questo tavolo, ma è una superficie scabra. Allora, avere già due superfici scabre tra di loro permette al ghiaccio di infilarsi in quelle che possono essere piccolissime accidentalità, asperità, e quindi avere un maggior potere di coesione. Però di fatto in natura la roccia, l'ho detto poco fa, è fessurata, fratturata, fagliata, eccetera, eccetera. Per cui l'acqua che è entrata va a percorrere tutti i possibili anfratti e gelando genera una specie di reticolo. Ed è probabilmente questo reticolo minuto che va a tenere assieme legati i vari blocchi di roccia. Se però io vado a riscaldare, a portare via parte di questo ghiaccio, e questo lo posso fare aumentandone la temperatura, che cosa vedo? Che parte di questi pori, di questi interstizi, passano ad acqua e solo in alcuni resta del ghiaccio. Qui vedete con il rosso ho voluto significare la parte che perde il ghiaccio per riscaldamento dovuto all'aumento delle temperature generali. Ne consegue che questo reticolo si va a rompere e rompendo se è possibile che il peso stesso della massa si possa spostare. Quindi questa è forse l'ipotesi più accreditata nell'ambito della colpa che diamo al permafrost per generare questo tipo di fenomeni. Abbiamo fatto alcuni tentativi, abbiamo con dei colleghi di Padova preso tutte le frane del Triveneto, Veneto, Trentino Alto Adige e Trento, ovviamente li abbiamo presi da dei catasti che vanno a registrare la franosità che interessa la topizzazione. Non abbiamo un campione significativo, abbiamo cercato di vedere se nella casistica di queste frane c'è qualche elemento che emerge per dire sì, può darsi che il riscaldamento e quindi il degrado del permafrost possa influire su questo meccanismo. Cosa abbiamo visto? Abbiamo recuperato 774 eventi franosi e abbiamo visto che l'ora in cui questi si manifestano è la tarda mattinata, primo pomeriggio. Poi abbiamo visto che c'è una leggera aumento della frequenza nei mesi di giugno-luglio e anche nei mesi autunnali. Qui probabilmente è dato inficiato dal fatto che abbiamo preso in considerazione anche frane non di montagna e potrebbero essere le precipitazioni dei mesi autunnali che possono portare a questo valore elevato. Poi abbiamo preso in considerazione gli anni in cui queste frane sono avvenute e si vede un netto incremento negli ultimi decenni. Vi segnalo che anche questo dato potrebbe essere un pochettino inficiato dal fatto che le osservazioni negli ultimi anni sono molto più frequenti rispetto a quelle che si facevano in passato. Però di fatto il dato è significativo. E poi un'altra analisi che abbiamo fatto è la distribuzione mensile degli eventi di ogni provincia e abbiamo visto, se noi consideriamo per esempio la provincia di Bolzano che ha una superficie maggiormente sviluppata in ambienti di quello che interessa a noi, che i mesi di giugno e luglio sono dei mesi in cui la franosità è significativa. Altro esempio, abbiamo provato a vedere se c'è una qualche rispondenza nei crolli in funzione dell'esposizione. Vedete che i numerini, come si legge questo grafico, con i colori diversi sono le quote, i vari raggi sono gli orientamenti, i numeri sono gli episodi di frana che abbiamo trovato nelle varie fasce altrimetriche.
però tutto sommato non c'è una netta differenziazione, e questo lo troveremo anche in altri lavori. L'esposizione sembra non sia un elemento, anche se in teoria avrei pensato forse i versanti a sud sono quelli che presentano maggior numero di ferrosità, invece da questi grafici non appare. Allora abbiamo provato a fare un'altra elaborazione. Proviamo a togliere tutte le frane di bassa quota, teniamo le frane che vediamo si sono sviluppate oltre 2500 metri, cerchiamo di avvicinarci alla zona permafrost, e abbiamo visto ancora una volta che gli anni in cui è aumentata la frequenza di queste frane sotto 2500 metri sono intorno al 2007-2013, che i mesi in cui si sono unificate queste frane sono inizio estate e piena estate, e che la quota entro la quale si è avvenuto il maggior meccanismo di caduta di frane è sul 2005-2007. Vedete che poi cala questa quantità di fenomeni franosi con l'aumento della quota. Allora ci piace pensare che sia l'onda termica che si sta alzando. Le quote più alte sono ancora dentro nella fascia elevata di permafrost, le quote più basse forse sono quelle che risentono maggiormente di questo meccanismo. Qui non vi leggo questa tabella, ma vi ho segnato tutti i fenomeni di crollo che interessano le nostre Dolomiti, Cima 1, Sasma Ox, Sassopiatto, Punta Sattler, e sono una serie di fenomeni, alcuni dei quali poco noti, che sono stati segnalati avvenuti qui nell'ambito del complesso dolomitico. Gli svizzeri, i francesi, che sono vicini al Monte Bianco, hanno una palestra molto più bella rispetto alla nostra per studiare questi effetti. E mentre noi abbiamo preso tutte le frane del catasto, gli svizzeri e i francesi sono andati esattamente a vedere solo le frane che avvengono in un areale abbastanza idoneo. Qual è stata la loro elaborazione? Hanno collocato le frane, le vedete con tutti questi puntini, i colori diversi indicano la franosità del 2003-2015, nella carta della probabile possibile distribuzione del permafrost, e vedete che quasi tutte, tantissime, della grande maggioranza, cade nelle zone di permafrost probabile. Quindi già questo è un elemento a favore del connubio franosità degrado della criosfera. Poi hanno fatto altre elaborazioni attraverso una serie di stazioni di sondaggio che hanno osservato che, avvicinandoci ai tempi degli anni nostri, la profondità dello strato attivo, che è quella superficiale del permafrost, aumenta, e quindi anche questo è un dato che dice: se la profondità dello strato attivo del permafrost aumenta, vuol dire che maggiormente è possibile che aree non abbiano più il ghiaccio che tiene legata la roccia. Poi hanno fatto una costruzione nel dettaglio, hanno raffrontato Chamonix, temperature di Chamonix dal 1940 ad oggi, con la frequenza dei crolli. Qui vedete l'andamento della temperatura a Chamonix rettificato con la retta dei minimi quadrati e il numero di crolli per decade nei vari anni. Anche qui è evidente che il numero di crolli nell'ultima decade è notevolmente elevato rispetto agli altri, per cui c'è ancora uno stretto connubio: aumento di temperatura, aumento della frequenza dei crolli. Poi cosa hanno fatto? Hanno guardato, in base alle quote, quali di queste quote rientrano in quella che, dal punto di vista delle temperature, loro hanno un monitoraggio della temperatura in quota estremamente sofisticato, perché hanno collocato tante stazioni di monitoraggio su queste pareti che stanno osservando, e vedete che la gran parte dei crolli è all'interno di quella fascia che si trova al di sotto degli 0 gradi. Altra prova che lega criosfera, crolli di versante. E poi, questi sono due studi diversi, uno fatto da Eberly su un ampio campione di frane e uno fatto sempre dai francesi sul Monte Bianco, anche loro hanno cercato di mappare la distribuzione dei crolli con gli orientamenti. Direi che anche qui, come è venuto fuori nella nostra analisi, non c'è una spiccatissima frequenza verso una certa direzione. Non lasciatevi ingannare da questi numeri non sono il numero di eventi, ma fanno parte di un catasto e li rimandano al fenomeno franoso avvenuto. Quindi vedete, addirittura paradossalmente a sud mancano, in questa analisi più ampia, i crolli. Per cui cosa possiamo dire? Possiamo dire che c'è una netta riscontro tra aumento di temperature e aumento dei crolli. C'è una chiara relazione tra presenza del ghiaccio in parete
e il fenomeno franoso che avviene, e ripeto, credo che i prossimi orizzonti sarebbero quelli di trovare un meccanismo di campionare in modo non pericoloso il ghiaccio in parete e deleggere in base al contenuto, non c'è una firma chiara sul fatto che sia un'esposizione prevalente rispetto all'altra. Poi, alla base di tutto questo, va tenuto presente che noi dobbiamo nel dettaglio vedere la parte strutturale di roccia. È detrito che si muove, sono blocchi di roccia lungo fessure, lungo fratture, è la stratificazione. Questo è l'elemento dominante, perché io posso avere, secondo me, una versante a frane appoggio del quale degrado il permafrost e questo mi cade. Posso avere lo stesso versante con la stessa esposizione a regicoggio degrado il permafrost e questo non cade. Quindi l'aspetto strutturale è profondamente interessante. La cosa che ci fa vedere che siamo ancora in alto mare, secondo me, è questa frase. È una frase che c'è ricorrente in tutti i lavori scientifici degli svizzeri e dei francesi, che ritengo in ambito europeo all'avanguardia su questo tipo di studi, che dice che non è ancora ben chiaro qual è il ruolo che ha il ghiaccio nel movimento di questi fenomeni. Ok, grazie. C'è qualche domanda? Mauro? No? Visto che tu abiti in una zona molto interessata da fenomeni. A me interesserebbe un brevissimo, se si può, approfondimento sulla funzione legante o meno del ghiaccio. Quindi una questione fisica per rientro all'interno della roccia e non una questione chimica. Sembra che sia il meccanismo di legante legato al fatto che il ghiaccio riesce ad infilarsi in discontinuità della roccia e quindi creare una rete. Se avessi per assurdo, da quanto è stato detto fino adesso, una parete liscia e una parete liscia in mezzo al ghiaccio, no. Il fatto stesso, ho fatto un esempio molto, molto, molto banale ma significativo, quando noi in montagna dobbiamo non toccare la piccozza e i ramponi con le mani nude perché ci si attacca le dita e perdiamo il pezzo di pelle, perché? È perché in quel momento fondiamo il ghiaccio che c'è sul metallo, il quale immediatamente si congela dentro le nostre pieghe delle impronte digitali. Se avessimo una superficie perfettamente liscia non ci sarebbe. Stanno prendendo piede però degli studi, e qui getto la spugna, non sono più di tanto pratico, che stanno analizzando meccanicamente il comportamento del ghiaccio a diverse temperature. Però al momento siamo ancora abbastanza nel vago. E direi che dal punto di vista geologico è bene porre l'attenzione su quale reticolo recepisce il ghiaccio piuttosto che, perché avete visto che sono superfici sempre discontinue, fessurate, fratturate, detrite. Anche una cosa di cui non ho parlato perché non rientra esattamente nel crolli, ma è un fenomeno di dissesto di versante da montagna, sono i debris flow che adesso ho le colate di fango e di detrito che sono sempre più frequenti. Perché? Perché se noi abbiamo un detrito di versante che è permeato di ghiaccio, il detrito resta fermo. Prendiamo un secchio, riempiamolo di ghiaia, geliamolo, rovesciamo il secchio e la ghiaia resta profuma del secchio. Se invece cominciamo a togliere il ghiaccio da queste fasi detritiche, il detrito si mobilizza. E in modo particolare si mobilizza quando la parte sotto è priva di ghiaccio e sotto ce n'è ancora, perché la parte sotto fa di impermeabile. E quindi si genera un substrato in cui l'acqua entra un pochettino, imbibisce la parte superficiale e poi il detrito parte. Infatti c'è un discreto aumento di debris flow recenti nelle parti più alte, forse perché anche lì la falda era permeata dal ghiaccio. Quei grafici che vi ho fatto vedere, abbiamo circa in giro in posti idonei circa una sessantina di termometri, li mettiamo a livello epidermico sui versanti e lì si vede che alcuni, quando arriva la neve, restano sui 0 gradi, addirittura con temperature più alte. Altri invece vanno giù di colpo, allora vuol dire che quella falda di dentro ha la lente, il nucleo, qualcosa di ghiaccio. Quindi per noi interessa vedere il meccanismo di cui il ghiaccio si infila nelle fessure. Alberto, mi complimento per i lavori che avete fatto qua nelle Alpi orientali, poi li hai presentati veramente bene. Grazie. Adesso mi permetto. Però, qua non dati miei, perché qua la presentazione non c'entra niente, ma da frequentatore delle montagne, come diciamo noi, io avevo avuto qua la sensazione, in particolare in Dolomiti e in alta quota, che le frane, queste frane, anche quelle piccole, fossero più frequenti, diciamo così, nel quadrante nord,
e sempre speculativamente, quindi non ho dati, non ho studiato per niente, immaginavo che in quel permafrost discontinuo, occasionale, non ricordo se è il Texaco, no? Questo fosse più frequente sui versanti nord. Allora la domanda è questa: in quell'interessante scorporo che avete fatto per la tipologia, sì, avete visto se in quota alta c'è o meno una ripartizione per quadranti oppure no? Perché se ho ben capito, quella ripartizione era complessiva, quindi anche tra... Sì. Allora, prima evoluzione è complessiva, quindi inficiata da tutti i dati che non c'entrano. In quella di quota non è risultato ancora il versante a nord che tu dici, però lo abbiamo riconosciuto, ha un grossissimo difetto. L'analisi, i campioni che abbiamo analizzato sono molto carenti in alta quota. Perché questa analisi l'abbiamo fatta sulle schede del progetto IFI, capito? Anche perché metti che le guide ci dicano bene ai rifugisti è venuta giù, ho visto che c'è una frana, la vedono ma non quando cade, non l'ora, per cui sono il primo a riconoscere che il lavoro ha un grossissimo difetto, è carente del dato raccolto in alta montagna. Esatto. I francesi di Chambéry e di Svizzera sono molto più avanti, perché loro si mettono là davanti alla parete, gli fanno un monitoraggio con la sescane e sanno esattamente il dato. Quindi difetto del lavoro, manca un campione uniformemente raccolto. Okay. Qualche altra domanda? Bello, siete rimasti incollati alle sedie. È il ghiaccio del permafrost. Allora, io desidero fare una richiesta e anche avanzare una proposta. Premesso che faccio parte come ex insegnante di un'associazione di amici delle scuole in rete di Torino, in occasione di una serata che è stata ieri sera in pratica, è stato affrontato lo stesso argomento, cioè il cambiamento climatico, e abbiamo avuto come relatori Carlo Bernardi del CNR, che ha fatto una parallela prioritaria, consistente di ragionare con i scientifici, e poi è intervenuta in collegamento Sky una ricercatrice che si trovava in Svezia, un attimo, Angela Moriggi, la quale ha fatto una sua riflessione, perché di per sé queste lezioni sono appunto indirizzate ai ragazzi delle scuole superiori, quindi consiglio agli insegnanti che è intervenuta prima di cercare in internet il sito delle scuole in rete, li troverà, e questo è il consiglio che diciamo propongo anche ai CAI, troverà queste due relazioni registrate. Nello stesso tempo chiederei a Marco di poter avere possibilità di inserire nel sito delle scuole in rete la registrazione della giornata di oggi, perché tale mi è stata richiesta dal responsabile, il professor Cannello. Ma vorrei proporre le considerazioni di questa ricercatrice che si collegano a qualche battuta che è stata fatta dai relatori precedenti. Lei ha esaminato il problema del cambiamento climatico cercando di cogliere chi venga coinvolto, qui parlo di persone, non parlo di animali, di ambiente, chi venga maggiormente coinvolto da questo. E segnalava, dopo aver fatto una ricerca, avendo fatto degli anni di studio in Cina e in altri paesi dell'Oriente, che praticamente quando ci sono delle catastrofi naturali legate al cambiamento climatico, chi paga maggiormente il prezzo è la donna. Se c'è un'alluvione in Bangladesh, sono 15 gli uomini che muoiono, sono 71 le donne. Per una questione culturale, perché la donna è costretta a vivere in casa e quindi viene difficilmente travolta, sia perché come donna non può imparare a nuotare e quindi qualora ci sia un'alluvione non è in grado di salvarsi, perché costretta a dedicarsi alla cura della famiglia, qualora ci sia un cambiamento climatico gli uomini se ne vanno dalla zona che è basata sull'agricoltura, se ne vanno in città, le donne rimangono in campagna, diciamo, e sono chiaramente costrette a far fronte ad un lavoro che mi ricorda un attimo la storia della nostra emigrazione all'inizio del Novecento: gli uomini emigravano, le donne restavano a lavorare in montagna e si accollavano tutto il lavoro necessario. Ma a parte questo, oltre a questo, lei aveva iniziato la relazione proponendo, come tutti voi oggi, un'immagine che vede il solito orso che viaggia sull'isoletta di ghiaccio,
denunciando che ormai siamo quasi abituati a queste immagini e abbiamo in qualche modo ridotto, se non proprio perso, la capacità di empatia, e proponeva che ci fosse un'educazione rivolta ai giovani che li porti a esprimere le proprie emozioni e a scambiarle, e che tutto questo avvenga non necessariamente dentro un'aula scolastica, che poco si presta, o dentro un contesto del genere, ma possa avvenire in ambiente, quindi in montagna, nel bosco, in luogo naturale. Ecco, mi sono sottratti delle considerazioni importanti e anche dei suggerimenti rivolti a noi precari, a me in particolar modo, però nell'alpinismo giovanile. Grazie. E approfitto per dare una breve anch'io risposta a queste considerazioni sensatissime. Noi come CAI abbiamo anche tanti operatori naturalistici anche qui presenti. Il nostro ruolo in questo senso è importantissimo, perché quando accompagniamo i ragazzi, qualsiasi persona in ambiente, queste cose possono essere fatte presenti. Quindi ben venga, insomma, la comunicazione nelle scuole, in ambiente e in tutte le occasioni possibili, e ovviamente anche all'università. Ci sono tutte le generazioni interessate, quindi dobbiamo un po' far tutti, penso, la nostra parte.